Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Soleil Sorge, tramite i suoi social, ha fatto una confessione davvero molto triste, nelle sue storie di Instagram ha rivelato cos'è successo ai suoi tantissimi followers. Per Soleil Sorge questo pare essere un ottimo momento dal punto di vista lavorativo, dopo il GF VIP 6 c'è stato la Pupa e il Secchione Show, a cui poi ha seguito la sua partecipazione, anche se per un breve periodo, all'Isola dei Famosi. In tutto questo, però, nelle ultime ore l'ex vippona ha fatto una triste confessione tramite le sue storie su Instagram. Ecco cosa ha detto, Soleil Sorge deve rinunciare a lui, Soleil Sorge è stato il personaggio più controverso in assoluto del GF VIP 6, insieme ad Alex Belli probabilmente. Proprio con quest'ultimo ha avuto un rapporto molto particolare, che all'inizio definiva una semplice amicizia, ma che probabilmente poi almeno per un periodo si era tramutato in qualcosa di più. Da lì, una serie di litigi, di scontri con la moglie di lui, Delia Duran, di lacrime. E poi ci ha pensato l'ingresso di quest'ultima a creare ulteriore scompiglio, dopo che il marito aveva abbandonato il reality per lei, per tornare a casa loro e per recuperare il loro rapporto, la donna ha deciso di accettare l'invito di Alfonso Signorini e di entrare nella casa più spiata di Italia. E quindi inevitabilmente tra lei e Soleil Sorge sono scoppiate una serie di liti, che però poi hanno lasciato spazio al sereno. Il rapporto tra le due vippone era diventato abbastanza tranquillo, fin quando un nuovo, improvviso ed inaspettato ingresso di Belli aveva creato di nuovo il caos tra i tre. E poi di recente ci ha pensato anche il compleanno di Soleil a dare il via a numerose polemiche, tra ex suoi coinquilini che l'hanno accusata di aver disperso il loro invito al suo party, persone che l'hanno accusata di essere stata anche sgarbata nel non invitarle, vedi Gianluca Costantino, che poi però ha rimangiato tutto, ed altre che hanno preso il non invito con filosofia. Insomma tutti si aspettavano di essere invitati al compleanno della Sorge, che tra l'altro pare essere stata l'occasione per tutti anche per conoscere il suo fidanzato, Carlo Domingo. Adesso però per l'ex vippona le sventure non sono finite ed ha dovuto rinunciare proprio a vedere una persona a lei molto cara. Il triste retroscena, non molto tempo fa Soleil Sorge ha lanciato la sua linea di costumi, chiamata State of Soleil. E non solo, perché nel frattempo l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di Esperienze ne ha fatte in TV, a partire dall'essere stata scelta come giurata della Pupa e il Secchione Show, arrivando alla sua permanenza breve ma intensa sull'Isola dei Famosi, su cui è sbarcata come piratessa. Tutto sembra andare per il meglio per lei, sia dal punto di vista lavorativo che privato, dal momento che pare che il suo rapporto con il fidanzato misterioso, che ormai tanto misterioso non è più, sembra andare a gonfie vele. Ma nel frattempo un piccolo grande inconveniente le ha reso possibile ricongiungersi con il suo caro amico Giacomo Urtis. Lo sciopero dei taxi, infatti, ha fatto sì che facesse tardi ad un meeting che aveva programmato e che non potesse andare al concerto del suo ex coinquilino. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.